Un buon mercoledì e ben ritrovati con la nostra informazione. Dopo la morte di Aurora, la neonata deceduta in seguito a un parto prematuro, ora i medici dell'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria temono per la vita del fratellino Christian. Il neonato è in prognosi riservata nel reparto intensivo dell'ospedaletto. La mamma dei due gemellini è stata intanto dimessa, ma è rimasta in ospedale a vegliare il figlioletto. La magistratura piemontese ha intanto aperto un'inchiesta. Sentiamo Franco Capone. Christian, il gemellino di Aurora, la neonata deceduta ieri mattina all'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria, è gravissimo. Le sue condizioni sono disperate. Il piccolo, che insieme alla sorellina, dopo un lungo disperato viaggio da Domodossola ad Alessandria, è nato prematuramente e attualmente in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva dell'infantile. La madre, Sabina Pozzetta, 40 anni, commessa, per motivi che ora sono diventati oggetto di inchieste giudiziarie e mediche, sarebbe arrivata in ritardo ad Alessandria dopo aver cercato per oltre 7 ore in ambulanza un posto attrezzato per partorire negli ospedali dell'Ossola e del Novarese. Per Sabina e Christian, neonati di 24 settimane, in casi del genere il rischio di mortalità è fortemente elevato, provocando fra l'altro danni permanenti agli organi vitali, come ha affermato in una nota l'azienda ospedaliera alessandrina, la quale, dopo aver confermato la morte di Aurora, ha precisato che in casi del genere, ossia per i neonati di 24 settimane, il tasso di mortalità e di morbidità sono estremamente elevati, con il rischio fra l'altro di danni permanenti agli organi vitali. Ecco perché il bambino sopravvissuto è ancora in prognosi riservata, in condizioni critiche. Sono in corso indagini diagnostiche per individuare le cause all'origine di tale parto prematuro. La mamma è stata dimessa ieri mattina, ma è rimasta all'ospedale infantile, dove continua a pregare e a chiedere ai medici di salvare il figlioletto. Una storia al limite della verità, ma tragicamente vera, accaduta nella civile, attrezzata e moderna struttura sanitaria piemontese. La lunga odissea per Sabina è iniziata a 170 km prima di arrivare ad Alessandria. E la distanza del viaggio della speranza è iniziata a Domodossola e conclusosi ad Alessandria, partita dalla mancanza di una struttura non idonea per il parto. Per la puerpera, il calvario vissuto a bordo di un'ambulanza è durato 7 ore. Ad Alessandria, mamma Sabina è stata soccorsa e ricoverata sabato scorso, poco dopo le ore 14, dove qualche ora dopo, nel pomeriggio, è nata Aurora e poi in serata Christian, ad alimentare la polemica, i tanti dubbi e le tante bugie, soprattutto sul trasferimento della donna da Domodossola ad Alessandria. All'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria, il personale medico e paramedico ha fatto tutto il possibile ed anche l'impossibile. Ora seguono con molta attenzione la vicenda che ha fatto il giro di tutta l'Italia. Dopo l'esito dell'autopsia e le indagini dalla Polizia Provinciale di Alessandria sulla dinamica dell'incidente avvenuto ieri mattina lungo la tangenziale di Alessandria, la magistratura potrebbe rilasciare il nulla osta per i funerali del seminarista della diocesi di Acqui Terme, Marco Zanierato, 23 anni, di Cairo Montenotte. Il giovane, che sarebbe diventato sacerdote alla fine dell'anno, a bordo della sua Fiat Punto stava dirigendosi al centro studi ecclesiastici di Betania, quando, giunto allo svincolo per Cantalupo, si è scontrato frontalmente con una BMW proveniente dal senso opposto. Il seminarista è morto sul colpo. E sentiamo ora nel servizio che ha realizzato Emma Camagna che punto sono le indagini sulle vittime di altri incidenti stradali e anche il punto della situazione sul grave infortunio avvenuto alla biogas di Casalcermelli. È a tutto campo l'inchiesta della Procura di Alessandria per stabilire gli eventuali responsabili dell'infortunio sul lavoro, più di uno potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati, avvenuto sabato nell'impianto a biogas della cooperativa Servizi Agricoli al confine tra Castellazzo Bormida e Casalcermelli, che è costato la vita all'operaio romeno Alexe Alempi, 45 anni. L'uomo abitava a Casalcermelli in via Vecchia,
da solo. Moglie e figli vivono infatti nel paese d'origine, dove lui ogni mese inviava gran parte del salario. La salma sarà sottoposta venerdì ad autopsia. Nel frattempo gli uomini dello Spresal, intervenuti con i carabinieri e i medici del 118, faranno pervenire al pubblico ministero Giancarlo Vona, titolare dell'inchiesta, la relazione sulle indagini svolte subito dopo il mortale infortunio al quale nessuno ha assistito. Alempi, operaio qualificato con circa 10 anni di esperienza, è morto schiacciato dal cassone, piazzato su un rimorchio da cui aveva terminato di scaricare il mais che serve per alimentare l'impianto. Per quale motivo? L'operazione che stava svolgendo era di routine, ragion per cui molti sono gli interrogativi. Stamani invece ha avuto luogo l'autopsia della salma di Alessio Olivero, 25 anni, Cassine, morto nella notte di sabato in un incidente stradale mentre in auto rincasava dopo aver trascorso la serata ad Acqui con amici. Proseguono anche in provincia di Alessandria le ricerche di Renata Molteni, 55 anni, originaria di Ponzone, scomparsa dalla cittadina di Taggia in Liguria da martedì mattina. La donna era uscita di casa verso le 7 e non è più rientrata. Le ultime segnalazioni riferiscono della sua presenza alla stazione ferroviaria di Sanremo. Renata Molteni è alta 1,65 m, ha la particolarità di avere un occhio di colore marrone e uno verde e indossa occhiali da vista. Al momento dell'allontanamento aveva un paio di jeans, un piumone marrone, scarpe e sneakers di colore sempre marrone. Chi crede di aver visto questa donna può contattare la polizia. I familiari si sono detti molto preoccupati per la sua sparizione, soprattutto per il tenore di un SMS e di 2 lettere inviate al figlio e all'attuale compagno. Ha preso ufficialmente servizio negli uffici di Corso La Marmora il neoquestore di Alessandria, Mario Della Cioppa, subentrato a Filippo Dispenza, promosso e nominato questore regionale di Cagliari. Mario Della Cioppa, ha 54 anni, è nato a Pescara, in polizia dal 1985. È stato vicario alla questura di Pescara sino alla fine dell'ottobre del 2012. Ha ricoperto diversi incarichi importanti anche a livello nazionale, fra i quali quello della Scuola Superiore Interforze, una carriera che lo ha portato in giro per l'Italia, da Padova a Belluno e ora al vertice della questura ad Alessandria. Uno dei suoi impegni, ha detto, sarà il controllo continuo del territorio. Con il nuovo questore sono arrivati anche il vice comandante della Polizia Stradale, il vice questore aggiunto Francesco Di Piazza e il commissario capo Flavio Buffa. Proprio in questi minuti a Casale Monferrato è iniziata la riunione sul trasporto ferroviario prevista in comune. Presente l'assessore regionale piemontese ai trasporti Barbara Bonino, che sta incontrando in sala consiglio, oltre al primo cittadino di Casale De Mezzi, anche molti altri sindaci del casalese, l'associazione pendolari e una delegazione scolastica. Dopo l'incontro casalese, l'assessore Bonino si muoverà verso la Liguria per rispondere agli stessi temi di collegamenti ferroviari tra il Piemonte e la Liguria. Sentiamo altri particolari nel servizio che ha preparato De De Vinci. Punto di vista strutturale. È in corso in questo momento a Casale Monferrato l'incontro richiesto dal sindaco De Mezzi con la regione Piemonte per cercare di risolvere i problemi legati al trasporto pubblico locale. L'incontro è stato richiesto a gran voce dai pendolari casalesi, studenti e lavoratori dopo l'entrata in vigore a settembre del nuovo orario delle ferrovie, che ha cancellato molte corse di collegamento ed ha costretto chi viaggia ad affrontare una serie di disagi, che ha spinto il comitato pendolari a promuovere anche una raccolta firme per chiedere una revisione degli orari. L'argomento tagli al trasporto su rotaia era già stato presentato e discusso pochi giorni fa, il 27 dicembre, dal sindaco De Mezzi in occasione della visita del presidente della regione Piemonte Roberto Cota a Casale per la firma dell'accordo Green Cold, avente per oggetto lo sviluppo dell'industria del freddo casalese con una graduale riduzione dell'utilizzo di alcuni gas refrigeranti come gli HCF, in modo da rispondere
rispettare le normative europee basate su uno sviluppo coerente con la green economy. E forse è stata questa l'occasione che ha permesso al sindaco De Mezzi di sensibilizzare il presidente Cota per avere a Casale quest'oggi, 8 gennaio, direttamente l'assessore ai trasporti della regione Piemonte, Barbara Bonino, in persona, la quale, dopo l'incontro che si sta tenendo a Casale Monferrato, si muoverà verso Genova per incontrare il suo omologo della regione Liguria, l'assessore ai trasporti Enrico Vesco, che in diverse interviste ha criticato la politica dei tagli nelle linee ferroviarie che ha lasciato a piedi molti pendolari, sia piemontesi che liguri. Una comunicazione legata all'ondata di maltempo che ha colpito la città di Alessandria nelle giornate di Natale e Santo Stefano. Palazzo Rosso fa sapere in una nota che la cittadinanza è invitata a effettuare con sollecitudine la segnalazione dei danni subiti presso il servizio protezione civile del comune, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13. L'ufficio tecnico della provincia di Alessandria comunica invece che è stato istituito un senso unico alternato lungo le provinciali Ovada, Rivalta Bormida e Ovada Gavi nei punti in cui si sono verificate frane. Il provvedimento sarà in vigore fino al ripristino delle normali condizioni di sicurezza e transitabilità. E intanto c'è scontento e anche molte polemiche in Valcurone per l'emergenza idrica che ha colpito alcuni comuni del Tortonese. I disagi non sono ancora finiti. Alessandra Della Cà. Sono 1.600 gli abitanti dei comuni della Bassa Valcurone alle prese con un'emergenza idrica iniziata oltre 10 giorni fa e non ancora superata. I cittadini di Monperone, Berzano, Montemarzino, Monleale, Volpedo, Casalnoceto e Pozzolgroppo possono, a ragion veduta, presentare reclamo e chiedere un rimborso a gestione acqua. In teoria avrebbero diritto al risarcimento o allo sconto in bolletta solo i titolari. In pratica anche altri hanno chiesto ai sindaci come muoversi. E ai primi cittadini Renzo Tamburelli, direttore del Lato 6, l'ambito territoriale ottimale alessandrino, ha risposto che esiste una carta dei servizi cui gli utenti possono fare riferimento con un'apposita sezione dedicata ai reclami da presentare allo sportello di gestione acqua. Intanto i comuni interessati dal grave disagio di questi giorni ringraziano i volontari Pupo Emergenza Radio di Tortona che hanno prestato la loro collaborazione assidua al comune di Montemarzino per il problema della distribuzione dell'acqua potabile alla popolazione. I volontari hanno anche effettuato molti rifornimenti idrici a privati presso la frazione di Cascina Muzio e la frazione Reguardia Costa e per molti giorni hanno garantito il loro appoggio per superare l'emergenza. Ci sono novità per chi deve rinnovare i voucher dei parcheggi per residenti ad Alessandria. Innanzitutto l'ufficio, cioè il luogo dove bisogna recarsi, non è più presso la Polizia Municipale ma alla stazione ferroviaria in piazza Curiel. All'interno c'è un punto ATM, lo sportello numero 2. L'ufficio sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19 e il sabato dalle 7.30 alle 12. Mentre non si fermano le polemiche sul blocco da parte del governo riguardo agli scatti di anzianità dei docenti per tutto il 2014 con una trattenuta di 150 euro a partire da questo mese di gennaio, è stato approvato il piano di dimensionamento scolastico per l'anno 2014-2015 in Piemonte. Sentiamo. Via libera dalla Regione Piemonte al piano di dimensionamento scolastico 2014-2015. Le autonomie sul territorio regionale passano da 589 a 586, tre in meno rispetto all'anno in corso. Gli unici accorpamenti riguardano la provincia di Torino, che passa da 291 a 288 autonomie per la nascita a Venaria di due nuovi istituti comprensivi, mentre a Orbassano di un nuovo istituto di istruzione superiore che ne accorperà due.
Sul resto del territorio regionale il numero delle autonomie resta invece invariato, 50 nell'Alessandrino, 28 nell'Astigiano, 24 nel Biellese, 92 nel Cuneese, 46 nel Novarese, 28 nel Vercellese e 30 nel VCO. La riorganizzazione della rete scolastica piemontese è stata ormai quasi del tutto completata, sottolinea l'assessore regionale all'istruzione Alberto Cirio. Un lavoro fatto in costante sinergia con le province per fare in modo di tutelare non solo la qualità, ma anche il servizio stesso che offriamo ai studenti e famiglie, tenendo conto delle specifiche caratteristiche geografiche del nostro territorio. In Piemonte la maggior parte dei comuni si trova in montagna e in collina, paesi che senza la scuola non avrebbero più neanche un futuro. Tra le altre novità del piano 2014-2015 c'è l'apertura di 6 nuove scuole dell'infanzia, 2 in provincia di Alessandria, 1 nel Novarese, 3 in provincia di Torino. Il nuovo piano di dimensionamento istituisce anche una sezione ospedaliera di scuola primaria presso l'ospedale Castelli di Verbania, che farà parte dell'istituto comprensivo Alto Verbano di Premeno e renderà così stabile una sperimentazione attivata già da alcuni anni. A Tortone invece, in provincia di Alessandria, la scuola dell'infanzia Sarina e la scuola primaria Rodari, attualmente sotto l'autonomia di Viguzzolo, passeranno all'istituto comprensivo Tortona A, che vedrà anche l'attivazione di una nuova scuola secondaria di primo grado in via Cereti. Infine, il piano 2014-2015 istituisce 16 nuovi centri provinciali di istruzione per adulti con valore di vere e proprie autonomie al pari di quelle tradizionali. Per l'avvio a partire dal prossimo anno scolastico si attende adesso il via libera del Ministero. Bella iniziativa a Novi Ligure, dove verranno forniti gratuitamente dei farmaci alle persone in difficoltà. Enrico Maria. A Novi Ligure sta per partire il progetto per la fornitura gratuita di farmaci da banco alle persone indigenti. L'iniziativa prenderà il via ufficialmente il 20 gennaio. La prossima settimana presso il Comune è prevista una cerimonia simbolica per l'avvio del progetto, a cui parteciperanno i farmacisti e tutti i soggetti interessati. La Giunta Comunale, grazie ad economie di spesa, ha reperito 5.000 euro. Il fondo sarà gestito direttamente dal gruppo di volontariato vincenziano Igni Sardens di Novi, presieduto da Ada Caraccia, per garantire il carattere di immediatezza dell'intervento. Le persone bisognose, munite di dichiarazione ISEE per l'accertamento del reddito, potranno rivolgersi quindi all'ufficio Affari Sociali del Comune o presso la sede delle Dame di San Vincenzo in via Ovada 10 per avere tutte le indicazioni necessarie e ricevere una tessera prepagata per l'acquisto dei farmaci. La tessera avrà una carica iniziale di 30 euro. In base ad esperienze simili già realizzate dal gruppo vincenziano, si stima che il fondo stanziato possa coprire un fabbisogno di circa 3 mesi. La proposta di avviare il progetto è stata avanzata dal consigliere comunale Francesco Sofio attraverso un'interpellanza presentata e discussa l'11 novembre scorso. Successivamente si è svolto un incontro tra l'amministrazione comunale e il dottor Teodoro Valletta, a cui è seguita una riunione con buona parte dei farmacisti novesi. In quell'occasione è stata data l'immediata disponibilità al progetto e attualmente si sta ragionando sull'estensione dell'iniziativa anche alle cosiddette ricette bianche. La città di Ovada rinnova il suo impegno per il 2014 sul fronte della raccolta differenziata che l'anno scorso non ha raggiunto nemmeno il 40%. Bruno Mattana. L'anno 2013 si è chiuso, ma sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti, Ovada non è riuscita a raggiungere il fatidico obiettivo del 40%. Il nostro impegno per il 2014 auspica e propone il sindaco di Cremolino Pier Giorgio Giacobbe, presidente di Econet, la società pubblica che gestisce raccolta e smaltimento dei rifiuti dell'Ovadese, dell'Acquese e altri grandi spazi del territorio, sarà questo. In merito si stanno già portando avanti incontri per mettere a punto le strategie e ottenere risultati migliori. Ovada, come capofila con l'assessore all'igiene ambientale Roberto Briata, sta valutando sistemi e formule per trovare anche il punto d'incontro, in modo da rendere poi applicabili le scelte. Sulla differenziata sembra che l'indirizzo sia quello di ampliare la raccolta porta a porta, che già viene fatta nell'ampio centro storico di Ovada, dove vicoli, vicoletti, piazzette che si interconnettono consentono solo di utilizzare piccoli automezzi. Incominceremo a fare degli esperimenti, aggiunge il Presidente, sia in Ovada come in alcuni comuni del territorio, ampliando e perfezionando la raccolta anche dove qualche esperienza è già stata fatta in questo senso. Nel comune dell'Orba dello Stuva si sta lavorando al progetto per poterlo rendere operativo al più presto possibile. Ipotesi e indiscrezioni lascerebbero intendere
che le prime esperienze del porta a porta dovrebbero interessare Grillano di Ovada e l'ampia area artigianale industriale Coinova, con il suo hinterland che si trova ai confini con Molare, più alcuni piccoli comuni dove questa tipicità di raccolta non riesce a decollare come si vorrebbe. Sulle fasi operative della novità del sistema c'è ancora da ragionare. Porta a porta o raccolta più capillare. Importante migliorare e rendere più funzionale, ottenendo dei risultati, e poter differenziare meglio e di più le varie tipologie di rifiuto recuperabile. Ritornando ai risultati 2013, per la verità, qualche lieve miglioramento c'è stato, dalla media del 35% dell'anno precedente si è passati al 37-38%. Non è ancora disponibile il dato di dicembre, ma il consorzio smaltimento rifiuti di Novi Ligure assicurano che non si discosterà molto dai precedenti. Un risultato comunque ritenuto importante, anche se legato a poche unità percentuali. Anche per questo motivo, al fermo responsabile operativo del CSR di Novi, Iari Calderone, puntiamo molto su una nuova, ampia e diffusa campagna di sensibilizzazione, anche se ad influire concretamente sul convincimento a smaltire correttamente il rifiuto sono i controlli e le regole che vanno rispettate e, quando necessario, sanzionate. E nel 2014, finalmente, anche il cosiddetto sceriffo dei rifiuti, già operativo, potrà svolgere il proprio lavoro di controllo, con il blocchetto delle multe a portata di mano. E tra poco potrete seguire la pagina sportiva in attesa dell'arrivo del nuovo rinforzo in difesa. L'Alessandria Calcio prosegue gli allenamenti in vista della trasferta in Sardegna contro la Torres. Oltre allo squalificato Mora, tra i grigi sarà assente anche il centrocampista Gabriele Cavalli, che nell'incontro di domenica scorsa contro la Pergolettese ha rimediato una lesione muscolare tra il primo e il secondo grado all'adduttore sinistro. Martedì prossimo verranno effettuati ulteriori controlli per stabilire i tempi di recupero. Nel servizio, che invece vedremo tra poco, spazio al basket con i risultati delle formazioni della provincia impegnate nei campionati di Lega 2 Gold e Divisione Nazionale B. Poi le previsioni del tempo e la rubrica delle notizie utili. Grazie per averci seguito, arrivederci. La Junior Casale si conferma squadra del momento nel campionato di Lega 2 Gold e chiude il girone d'andata con la vittoria in trasferta su Trieste per 66-62, conquistando il quinto successo nelle ultime 6 gare. Dopo una partenza difficile in stagione, ma anche comprensibile dopo gli stravolgimenti estivi con l'iscrizione in extremis in Lega 2 e il roster ricostituito praticamente da zero, il team di Griccioli ha saputo costruire partita dopo partita gioco e mentalità vincenti, arrivando a metà campionato in una tranquilla posizione di metà classifica, con 7 vittorie, 8 sconfitte e soprattutto 6 punti di margine sulla zona retrocessione. Contro Trieste il miglior marcatore di serata è stato l'americano Jackson, autore di 14 punti, ma la chiave del successo è stato l'affiatamento da parte di tutto il roster rosso-blu, sempre ordinato in difesa e concentrato nei momenti decisivi del match. Solo un tempo per l'altro statunitense Dillard, uscito per un infortunio alla caviglia. Nella prima giornata del girone di ritorno Casale affronterà la Sigma Barcellona, che all'andata espugnò il Pallaferraris per 76-69. Inizia male il 2014 per le formazioni alessandrine impegnate nel campionato di divisione nazionale B. L'Orsi d'Ertona si ferma dopo una serie di 9 vittorie consecutive e contro Mortara cede 74-65. I ragazzi di Cociarioli mantengono comunque il primo posto insieme alla Fortitudo Bologna. Rimane in fondo alla classifica la Zimeta d'Alessandria, che perde 89-71 contro Piacenza.